Ciao David. Ciao uomo delle stelle. Che cazzo. Devo! Oggi parliamo di Dirty Bomb. Ah, io volevo ringraziare Sporco Drago e tanti altri nostri fan che ci hanno consigliato questo gioco, ma soprattutto lui che mi ha dato qualche dritta. Questo gioco lo possiamo trovare su Steam, scaricabile, sono 4 giga ragazzi, quindi fate spazio. Viene spacciato per un gioco competitivo a squadre, per farvi un esempio Team Fortress 2, Overwatch che deve ancora uscire, tutto a squadra, c'è il medico, c'è l'ingegnere. Quindi ragazzi, se volete giocare da soli in questo gioco come ho fatto io fino adesso, sarete molto molto svantaggiati. Quindi se vi piace giocare a squadra, questo è il gioco che fa per voi. Però non venite a dire questo è un gioco competitivo, è un gioco alla Counter Strike che ci fanno i mondiali. No ragazzi, è un gioco, un FPS, basta, non è altro. I mondiali praticamente quanta porchetta dei mani, poi la caga a spruzzo. Voi avrete dei personaggi, questi personaggi li potete accumulare, sono tipo delle carte. I giochi delle carte adesso vanno perché tu devi shoppare per trovare le carte dentro i box, come FIFA, come tanti giochi del cazzo di oggi che usano questa meccanica per farvi comprare, serve per quello ragazzi. Altrimenti grindate 25 ore al giorno, peggio dei cinesi che lavorano dentro la... Avrete questi tre personaggi da utilizzare in partita, che voi vi preparerete prima di iniziarla ovviamente, e potrete scegliere tra 12 personaggi che sono tutti. Il problema è che ve ne danno disponibili due, e due a rotazione a settimana per farveli, diciamo, provare, cambiano ogni volta. Però se voi li volete permanentemente dovrete ovviamente o pagare, con lo starter pack ne avrete 7 su 12 in totale, oppure grindare fino, non lo so, a farvi uscire gli occhi fuori dall'orbita. No! Perché? 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 Mi calmo. Perché? Bisogna dargli i soldi bisogna dare, Dio denaro proprio, bravo. Queste carte non cambieranno il personaggio, cambieranno per esempio le armi, oppure cambieranno le skill, perché ognuno ha una skill, quello che piazza la torretta, quello che piazza la cura, quello che droppa le munizioni, perché è un gioco di squadra ragazzi, non ve lo scordate. Quindi se io gioco da solo, gioco un altro gioco. Parlando del gameplay, vi posso assicurare che è un gioco che veramente, si vede che è un gioco studiato per la cooperativa. Si vede, perché è fatto bene, non è il solito FPS o che tu spari, tre colpi muori. I combattimenti sono belli lunghi, sono competitivi, insomma, devi avere una bella precisione e insomma devi essere bravo con tastiera e mouse per giocare in questo gioco. In conclusione, io ve lo consiglio questo gioco, ve l'ho già detto, se volete giocare quindi in cooperativa, io ve lo consiglio perché non è brutto come gioco. Se invece volete giocare così per divertirvi, per passare un po' di tempo da soli, lasciate perdere, veramente. Bella raga, sono meglio io. Poi però che fanno? Spengono il PC e la loro vita. Stavo camperando, stavo camperando. Testo di... Dera!